BCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. Benvenuto su BCT Facile, il primo podcast per gli avvocati tecnologici sul processo telematico e il mondo digitale. Io sono Francesco Posati, al microfono e autore del podcast, e dall'altra parte del monitor c'è Marco Pennacchini, sound designer del podcast. Dopo l'ultimo attacco ransomware WannaCry, che ha fatto piangere nel vero senso del termine molte società, professionisti e istituzioni, ritorniamo a parlare di sicurezza del dato, della PEC e di backup e salvataggio dei dati stessi dopo un attacco informatico che abbiamo subito e di molto altro ancora. La comparsa del personal computer negli anni 80 e 90 ha cambiato la società, questo ce ne rendiamo tutti quanti conto. La tecnologia si è miniaturizzata a un livello tale da essere definita personal in caso sul lavoro, appunto personal computer, o anche portable grazie agli smartphone o wearable per gli smartwatch. E l'aumento degli utenti ha portato anche l'aumento esponenziale dei pericoli e dei rischi. In questa puntata ospite ai nostri microfoni nella prima intervista in presa diretta di PCT Facile è Andrea Monguzzi, che ringrazio per la sua partecipazione. Andrea è un sistemista da un ventennio, appassionato di informatica dalla nascita. Aiuta aziende e professionisti a cogliere i benefici e a districarsi dalle insidie dell'era digitale, consigliando quale tecnologia adottare in base al tipo di esigenza specifica. Protagonista e attento osservatore delle nuove dinamiche online che sempre più coinvolgono la società presente. Andrea lo potete trovare online sulla fanpage andreamonguzzi.it, autore e curatore del blog backupaffidabile.it, il blog che pensa alla tua sicurezza informatica. Andrea lo potete anche contattare su LinkedIn cercando Andrea Monguzzi oppure alla pagina Facebook andreamonguzzi.it. Ma prima di ascoltare Andrea e i suoi consigli, ti ricordo come riascoltare le precedenti puntate se te le sei perse o se sei un nuovo ascoltatore. Collegati al sito avvocatotecnologico.it, avvocatoandreani.it oppure matteoriso.it, o vai anche su SoundCloud, su Spreaker o su iTunes, i canali di distribuzione del podcast da mobile con le app dedicate all'ascolto del podcast. In ambiente iOS la nativa podcast che troverai preinstallata nell'iPhone. In Android io per esempio utilizzo Podcast e Radio Addict, ma basta trovare nel Play Store di Google. Sostieni il podcast tramite una recensione a 5 stelle su iTunes o una condivisione della puntata che stai ascoltando nella tua rete sociale, oppure finanzi in crowdfunding l'intero progetto su patreon.com/fposati, oppure fai delle singole donazioni tramite la pagina paypal.me/fposati/5. A tutti è aperta la possibilità in crowdsourcing di partecipare al progetto condividendomi un contributo che pubblicheremo, ma quello a cui tengo veramente è ricevere un feedback per migliorare. Ma adesso incominciamo la puntata. Il podcast negli ultimi tempi sta dedicando molte puntate alla sicurezza informatica e sulla gestione dei nostri dati sempre più informatici e liberi dal supporto della carta, anche perché il 2017 si sta confermando anno critico per la conservazione e la tutela dei nostri dati. Gli attacchi informatici aumentano in modo esponenziale. Per avere un'idea dei numeri ne ho parlato già nella puntata dedicata numero 40. Non ultimo, il ransomware che è stato registrato recentemente e che è stato anche oggetto dei mass media per la sua portata è WannaCry, che ha attaccato fino a 150 paesi, bloccando la sanità inglese e i trasporti tedeschi e russi, aziende francesi, banche e compagnie telefoniche spagnole. È stato basato su un malware che attaccava esclusivamente i sistemi Microsoft Windows non aggiornati. Attenzione quindi con gli aggiornamenti, ma questo ne parleremo proprio nell'intervista. Di sicuro molti avrebbero voluto piangere quando hanno scoperto che il loro ultimo backup effettuato anni prima, al momento del ripristino delle anche non era idoneo in quanto compromesso. Di sicurezza del dato, di backup e di molto altro ancora ne parliamo con uno dei maggiori esperti nel settore informatico, appunto Andrea Monguzzi. Ciao Andrea, prima di iniziare con le domande saluta gli avvocati tecnologici al nostro ascolto. Ciao a tutti gli avvocati tecnologici, vi stimo per essere tecnologici. Proviamo questa nuova esperienza di una intervista in presa diretta con il grande Francesco. Grazie Andrea, anzi sono io molto contento della tua presenza perché ti caratterizzi per uno stile online molto graffiante nel raccontare l'evoluzione tecnologica dei professionisti e delle aziende in modo diretto e soprattutto perché sai cogliere le nuove dinamiche verso una evoluzione tecnologica della società. Ormai cercare di conservare i vecchi processi di gestione
analogica e cartacea e non guardare al tecnologico è da pura preistoria. E un attento osservatore, un protagonista come te, può fornire direttamente una maggior consapevolezza dell'importanza di adottare i corretti processi di gestione del dato. Una domanda generale per rompere subito il ghiaccio, appunto. Cosa significa per te essere tecnologico oggi? Io credo che essere tecnologico oggi significhi semplicemente vivere oggi, cioè vivere in questo particolare periodo storico, quindi chiunque per forza, per diletto, per passione o per costrizione deve essere tecnologico. Tutti giriamo con in tasca qualcosa di elettronico, almeno un dispositivo, due dispositivi, a volte anche tre, quindi essere tecnologico significa, a mio avviso, saperli utilizzare, saperli sfruttare in modo che ci semplifichino la vita, non diventino un fastidio, ma soprattutto conoscere anche le insidie che sovente dietro questi dispositivi si possono nascondere. Quindi alla fine la tecnologia non diventa un fine, ma è soltanto uno strumento per semplificare la nostra vita. Certo, assolutamente. Nella introduzione che ho fatto, ovviamente ho appena citato l'ultimo attacco ransomware registrato, WannaCry. Puoi spiegare in parole semplici che cos'è e quali conseguenze e i rischi che uno può correre se non ha consapevolezza della sicurezza informatica? Certo che sì, guarda, faccio solo una piccola premessa perché ho vissuto io in questi giorni, diciamo, anche la cassa di risonanza che i media hanno dato a questo attacco, e WannaCry è stato visto un po' come il vaso di Pandora, no? Quindi tutti i mali del mondo che sono racchiusi in questo malware, in questo attacco particolare, che fino ad oggi non era mai stato preso in considerazione, cioè ci sono stati altri attacchi che mediamente sono passati un po' in sordina. In realtà credo che WannaCry sia semplicemente la punta dell'iceberg, e ringrazio innanzitutto i media perché parlandone hanno dato modo a chi magari non era particolarmente avvezzo agli argomenti e di acquisire un minimo di informazioni e avere un po' di percezione su quelli che sono appunto i rischi che oggi si corrono. WannaCry, come un'altra serie di malware, quindi di minacce informatiche, circolazione, fondamentalmente è un ransomware, quindi una minaccia che a seguito dell'infezione di un PC di un utilizzatore prende, diciamo, in ostaggio i dati, da qui il nome ransomware, che dove ransomware ransom in inglese è proprio il riscatto. Vengono presi in ostaggio i dati dell'utente, viene applicato a questi dati un algoritmo di crittografia in modo che diventino illeggibili per l'utilizzatore, e viene quindi richiesto il pagamento di un riscatto economico per ottenere una chiave che dovrebbe consentire il ripristino dei dati e quindi di nuovo la consultazione. La famiglia di ransom in realtà è una famiglia molto ampia, diciamo che ha proliferato molto, e la cosa che mi lascia un po' perplesso è che se ne parla oggi a seguito di questa infezione di WannaCry, quindi siamo a maggio 2017, e quando i primi attacchi di questo tipo sono arrivati nel 2013, quindi nella metà del 2013 indicativamente, quindi per 4 anni più o meno hanno continuato ad attaccare un numero di macchine infinitamente elevato, mietendo un numero di vittime infinitamente elevato, eppure solo oggi se ne parla. Da una parte devo ringraziare i media perché ci hanno dato modo di diffondere un pochettino di consapevolezza. Allora, immaginiamoci un attimo la scena. L'avvocato accende il suo computer e si accorge che il suo computer, che la sua macchina è infettata, perché compare questo messaggio che gli dice che devi pagare questo riscatto. Possiamo dare dei consigli immediati, cosa fare, come procedere? Tu dici, consigli all'avvocato di pagare il riscatto? Allora, io non consiglio mai di pagare il riscatto, perché pagare il riscatto significa semplicemente alimentare il giro malavitoso che sta dietro questa tipologia di attacchi. Diciamo che se domani mattina tutti smettessero di pagare il riscatto, il fenomeno ransomware andrebbe a sparire perché non avrebbe più senso di esistere. Diciamo che gli attacchi di oggi non sono fatti come quelli di anni fa, dove veniva fatto un qualcosa per il puro gusto di danneggiare un terzo o diciamo per il momento di gloria nell'attimo in cui si arriva a compiere il danno. Oggi sono tutti gli attacchi vengono condotti per un puro profitto economico, quindi il profitto economico sta nel fatto che il malcapitato si trova costretto a pagare, non pagando il profitto cesserebbe, quindi cesserebbe anche la minaccia. Detto questo, pagare o non pagare, questo è il dilemma, nel senso che laddove siano state prese preventivamente tutte le precauzioni che non implicano per forza di cose schivare l'infezione, quindi uno può prendere tutte le precauzioni
e comunque subire un'infezione, ma diciamo che la precauzione ultima, quindi quella di aver adottato una strategia di backup dei dati, dovrebbe metterci al riparo da questo tipologia di attacco, perché nel peggiore dei casi dovrei semplicemente andare a ripristinare un backup. Ovvio è che laddove il backup non è presente, a questo punto il problema c'è, e se pagare è l'unica spiaggia per poter andare a recuperare i dati, credo che per forza di cose sia un'ipotesi da valutare. Poi le implicazioni legali i nostri ascoltatori le conoscono sicuramente meglio di me, e quindi è inutile che ne parli io, però questo va detto, cioè se non ho altre vie, purtroppo quella di pagare deve essere un'alternativa da considerare. Quindi allora il backup è la soluzione finale? Puoi dare qualche altro consiglio? Il backup è la soluzione che io consiglio di adottare come prima cosa, quindi nel momento in cui si ha a che fare con un dispositivo informatico, per come la vedo io, la prima cosa da ragionare sul dispositivo è una procedura di backup. Ci sono delle procedure intermedie, quindi non è che io faccio il backup e quindi lascio la macchina esposta a qualunque cosa, perché tanto se succedesse qualcosa recupero il backup. Ovviamente avere un backup comporta comunque un rischio di perdita di tempo, che si traduce poi in una perdita economica per forza di cose, perché dovrò comunque contattare il tecnico, comunque far ripristinare i sistemi dal tecnico, reinstallare magari gli applicativi, a quel punto ripristinare i dati dai backup, ma nel frattempo sono nella condizione di non poter lavorare. Quindi sicuramente l'ultima spiaggia al backup, prima del backup poi ci sono molti altri livelli di sicurezza, quindi sicuramente un prodotto antivirus efficace, sicuramente una protezione perimetrale, diciamo un firewall, quindi un qualcosa che si occupi di monitorare il traffico in entrata e in uscita sulla rete o sull'ufficio del nostro amico avvocato. Diciamo oggi i requisiti minimi di sicurezza secondo me sono questi, quindi antivirus, firewall, backup. Poi hai detto antivirus, va bene allora anche un antivirus scaricato gratuitamente in rete? Lo sconsiglio, perché non entro nel merito della qualità degli antivirus, perché qui si aprirebbe una diatriba con i fan di un prodotto, i detrattori di un altro, e quindi è sicuramente una discussione abbastanza sterile. Per come la vedo, un prodotto gratuito è privo di ogni tipo di supporto tecnico da parte del produttore, quindi qualora ci sia un problema tecnico da risolvere nell'immediato, perché di solito se ho un problema con l'antivirus ho un problema contingente e ho fretta di poterlo risolvere, se non ho un supporto tecnico da parte del produttore mi devo appoggiare a dei forum gestiti magari da una community di utilizzatori, magari dalla community degli sviluppatori del prodotto, che però non mi garantiscono dei tempi di risposta, non mi garantiscono neanche una risposta, a dire il vero. Solitamente la risposta c'è, ma non ho un tempo certo, quindi capisci che laddove ci sia un problema contingente e io vado a fare una richiesta su un forum e la risposta mi arriva magari 24-48 ore dopo ad andar bene, io nel frattempo mi tengo il problema, e quindi il motivo per cui sconsiglio una soluzione gratuita è semplicemente questo, anche perché oggi ci sono delle soluzioni commerciali assolutamente abbordabili, quindi non credo che sia una questione economica, cioè è proprio una questione di mentalità quella di scegliere una soluzione gratuita rispetto a una commerciale. Mentalità e cultura, quindi mentalità di conseguenza. Cultura, certo. Diciamo che la cultura italiana è quella che tende un po' sempre, troppo a mio avviso, al voler risparmiare a tutti i costi. Credo che però oggi l'informatica, per quello che è il ruolo dell'informatica all'interno di un'azienda, vada un po' considerata come la salute nostra, quindi la salute personale, e non ha senso andare a risparmiare sulla salute informatica. Infatti uno degli aspetti fondamentali del tuo lavoro consiste nel far capire all'avvocato o all'imprenditore il valore dei propri dati. Ma quello che ha sorpreso più di tutti, proprio con l'ultimo attacco ransomware WannaCry, è il fatto che molti hanno sottovalutato i rischi che hanno corso, soprattutto perché molti non avevano ancora aggiornato le proprie macchine, i propri sistemi operativi. Addirittura Windows è stata costretta a pubblicare, correggimi, l'ultima patch per Windows XP, quando ormai è dismesso da diverso tempo. È possibile quindi che oggi, che affidiamo le nostre vite all'informatica, che quindi l'informatica è sempre più centrale nella nostra vita, ci sia ancora così poca attenzione alla prestazione dei dispositivi, alla sicurezza dei nostri dispositivi tecnologici che usiamo ogni giorno? Guarda, anche qui credo che sia una questione di pura cultura e mentalità. Io subito all'origine dell'infezione WannaCry ho cominciato a scrivere articoli parlando del problema relativo agli aggiornamenti dei sistemi operativi, e non solo, perché diciamo
che molti degli attacchi vengono proprio condotti sfruttando delle vulnerabilità note di sistema operativo o anche di applicativi installati sui computer. In Italia la tendenza è quella di tralasciare questo aspetto legato alla manutenzione del parco informatico, quindi si tende a dire: compro il computer o l'ultimo modello di computer bellissimo e pretendo che nessuno ci debba mai più mettere le mani e lo voglio utilizzare per i prossimi 5 anni senza nessun tipo di intervento manutentivo e aggiuntivo. È un po' come evitare di fare il tagliando della macchina. Ovviamente è un risparmio: se non faccio mai il tagliando della macchina risparmio i soldi del tagliando. Va anche detto che nel momento in cui la macchina presenta un problema poi mi trovo a dover pagare un equivalente di tutti i tagliandi che ho risparmiato, magari moltiplicati per un ulteriore fattore che è quello legato al guasto che si sarà andato a verificare. Con l'informatica è la stessa cosa: io se non vado mai ad applicare gli aggiornamenti, che sono tra l'altro aggiornamenti gratuiti, quindi non è che c'è da pagare qualcosa, ma non applicarli mai significa lasciare le vulnerabilità che per forza di cose vengono col tempo scoperte, e questo indipendentemente dal sistema operativo, quindi che si tratti di Windows, quindi legato a Microsoft, di macOS legato a Apple o di una distribuzione di Linux, e le vulnerabilità per forza di cose ci sono, vengono programmati da esseri umani e pertanto ci può stare l'errore, ci può stare la tecnologia che è in grado di violare un'altra tecnologia. È fondamentale mantenere il parco macchine aggiornato proprio perché la maggior parte degli attacchi viene lanciata sfruttando vulnerabilità note da molto tempo. Nel caso di WannaCry, diciamo che forse è una di quelle più recenti, nel senso che l'aggiornamento che avrebbe impedito l'attacco massiccio è stato rilasciato da Microsoft a metà marzo, quindi 2 mesi dopo. E però vedo ancora oggi delle situazioni di macchine violate per delle vulnerabilità corrette magari 2, 3, 4 anni fa, laddove nessuno è mai andato a pensare di mettere un aggiornamento. Ma allora la colpa è di chi non si protegge o gli hacker sono troppo furbi? Io credo che la colpa sia, mi duole dirlo, ma sia di chi non si protegge oggi. Che ripeto, la maggior parte degli attacchi viene effettuata su sistemi davvero datati, quindi falle già corrette da molto tempo, e quindi a quel punto diciamo che non è nemmeno una furbizia dell'hacker. Ti spiego come funziona in due parole l'attacco a seguito della scoperta di una vulnerabilità. Nel momento in cui un produttore, e parliamo di Microsoft in questo caso perché era la diretta interessata degli ultimi giorni, nel momento in cui Microsoft rileva una vulnerabilità del sistema operativo e la corregge, rilascia sul proprio sito un aggiornamento che dice: è stata rilevata la vulnerabilità tal dei tali, questo è l'aggiornamento che sistema la vulnerabilità, non applicare l'aggiornamento comporta un rischio di sicurezza perché quella vulnerabilità è utilizzabile per questa tipologia di potenziali effetti dannosi. Nel momento in cui io non vado ad installare quella vulnerabilità, mi metto nella condizione di lasciare spazio al malintenzionato di turno, che invece, leggendo sul comunicato ufficiale di Microsoft cosa Microsoft ha corretto applicando quell'aggiornamento, e consapevole del fatto che l'utente è pigro e quindi non installerà quell'aggiornamento, sa esattamente che sfruttando quella vulnerabilità dichiarata da Microsoft potrà violare il sistema dell'utente pigro. La maggior parte degli utenti, ahimè, è pigra e quindi la maggior parte dei computer rimangono esposti. E dal momento in cui viene rilasciato l'aggiornamento è questione di pochi giorni il fatto che esca un attacco mirato che possa essere in grado di sfruttare quella vulnerabilità, proprio perché è stata servita su un piatto d'argento all'hacker di turno ed è stato tralasciato l'aspetto della sicurezza da parte dell'utilizzatore, che quindi ha scoperto di avere una finestra rotta in casa ma ha deciso di ignorare la cosa per pigrizia, dice non ho voglia di cambiarla e quindi la lascio aperta, ma metto fuori un cartello dicendo che la finestra rotta è aperta, quindi ovviamente il ladro intenzionato ad entrare dice: ah, qui c'è una finestra rotta e aperta, entro da qui, non devo nemmeno starmi a scervellare per capire come far a violare la casa. Anche perché notiamo sempre il fatto che la rete non dorme mai, quindi i malintenzionati proprio vanno a caccia di queste falle per... L'hai detta bene, la rete non dorme mai e l'attacco viene effettuato dalla rete, nel senso, sfatiamo un altro mito, un attacco come questo, come WannaCry o come un qualunque malware da CryptoLocker, quindi parliamo di metà 2013 in avanti, non è effettuato da un
da un hacker come siamo abituati a vederlo nei film, quindi il classico disadattato nella stanzina buia sul divano che vive al buio e illuminato, gli occhi illuminati solo dal monitor. Non c'è una persona che fisicamente si mette ad attaccare le macchine vengono attaccate da un'altra serie di macchine che sono state violate precedentemente e grazie alle quali i malintenzionati sono in grado di effettuare un attacco su larga scala senza fare nulla, perché loro devono semplicemente lanciare un comando dal loro divano nella stanza scura, lanciare un comando e dire magari a 10, 20, 30 mila macchine infette in giro per il mondo: da questo momento occupatevi di lanciare un attacco massivo. E quell'attacco massivo ovviamente opera giorno e notte, quindi è vero che la rete non dorme mai, e la rete in questo caso è un insieme di migliaia di macchine infette che lavorano per conto terzi e quindi sono assolutamente autonome nel fare tutto. Ci puoi descrivere quindi la situazione attuale in ambito di sicurezza informatica nei professionisti e nelle aziende? Sì, allora ti dico cosa dico solitamente quando mi trovo sulla strada un'azienda, un professionista, restiamo sempre nel piccolo, che è il principale tessuto economico italiano, quindi è inutile andare a pensare alla Fiat, pensiamo alle piccole aziende, ai piccoli studi. Io solitamente, prima ancora di entrare nello studio, dico al professionista o al titolare dell'azienda che hanno dei problemi a livello di backup, ma senza ancora nemmeno guardare cosa hanno a livello di backup, e ti dico che purtroppo ci prendo 8 volte su 10, e quindi senza neanche sapere cosa mi troverò davanti parto già dal presupposto che qualcosa che non va ci sarà, e purtroppo, parlando di backup, parlando di protezione, qualcosa che non va potrebbe essere anche davvero una cosa devastante. Quindi spesso mi capita di vedere il mio interlocutore che strabuzza gli occhi nel momento in cui gli faccio percepire il problema, perché fino ad allora era consapevole di avere qualcosa, ma sì, ho un programmino che fa la copia, il mio backup metto su un disco esterno eccetera, poi lo rendi partecipe di quelli che sono i rischi di una strategia del genere e a quel punto gli crolla un po' il mondo addosso o il pavimento sotto i piedi, ecco. Quindi si evidenzia sempre di più che i sistemi non sono aggiornati, perché mancano sia negli studi legali che nelle aziende, nelle piccole e medie aziende, proprio i processi di gestione. Perché secondo te la sicurezza è vista più come un costo e non si pensa invece agli impatti che gli incidenti proprio di sicurezza possono avere? Perché secondo te non è vista come un investimento per la propria tutela? Guarda, questa domanda non sono ancora riuscito a trovarla neanche io una risposta, nel senso che sovente non me la sanno nemmeno dare nel momento in cui lo vado a chiedere al professionista, neanche il professionista mi sa dare questa risposta. Il mio punto di vista, il punto di vista che mi sono fatto questi anni, è che probabilmente manca l'informazione, per cui è comunque un argomento abbastanza complesso se visto sotto tutte le sfaccettature, e credo che sovente il professionista si trovi nella condizione di dire: non capisco cosa mi sta dicendo il tecnico, il consulente o la persona, diciamo l'esperto di informatica che mi trovo davanti in questo momento, quindi non sono in grado di valutare se quello che mi viene richiesto per garantire la mia sicurezza interna è effettivamente necessario. Non voglio rischiare di spendere dei soldi, magari fare anche la figura del fesso con questo che se ne va e dice: olè, sono riuscito a scucirgli 100 euro a fronte di nulla. E non capendo, credo che ci si blocchi, quindi non capisco e allora non faccio fino a quando non avrò il problema. C'è anche il pensiero che tanto nel momento in cui avrò un problema c'è il mio amico, il mio tecnico, quello che mi ha sempre messo le mani sui computer, chiamerò lui e in qualche modo me lo risolverà. Purtroppo con questa tipologia di minacce in particolare, in realtà questo concetto è sbagliato, perché è molto improbabile che qualcuno riesca a recuperare dei dati compromessi in questo modo, quindi si contano sulle dita di una mano i casi in cui è uscito un decrypter gratuito e quindi qualcuno a fronte di nulla è riuscito a recuperare i dati. Quindi se ci si trova in questa condizione, manca il backup, cioè non c'è la volontà, ed è giusto che non ci sia, lo ribadisco, di pagare il criminale, quei dati nel 90% dei casi non sono recuperabili. In sostanza rischiamo di perdere la nostra Gerusalemme liberata, come hai citato tu oggi nel tuo articolo, citando appunto il famoso film di Ridley Scott, Le Crociate. Ce ne vuoi un attimo parlare di questo articolo? Guarda, questo articolo mi è venuto in mente guardandola qualche sera fa, appunto ero a casa dei miei e stavano trasmettendo in TV Le Crociate di Ridley Scott, che è un film che ho già visto un po' di volte, mi piace l'ambientazione, mi piace come è girato, e verso la fine del film c'è una scena che mi ha dato veramente un input lavorativo, quindi informatico, anche se diciamo il periodo storico non era prettamente informatico. Alla fine del film, quando Baliano, quindi al comando della crociata, decide di cedere Gerusalemme all'attacco dei saraceni per evitare la sconfitta e quindi la morte di tutti, cede Gerusalemme
Gerusalemme a Saladino e gli chiede quanto vale Gerusalemme, e Saladino inizialmente gli dice niente, poi fa qualche passo verso il suo esercito, si rigira e dice tutto. E questo credo che sia proprio la concezione italiana, ma forse non solo italiana, in merito al valore dei dati dello studio. Quindi quanto vale il dato? Non vale niente dal punto di vista dell'investimento che sono disposto a fare, quindi io non voglio spendere un centesimo per il dato, che per me in questo caso, quando si tratta di investire sulla protezione, non vale niente. Quanto vale il dato nel momento in cui l'ho perso? Quel dato vale tutto, perché il dato è quello su cui il lavoro di studio si basa, e quindi effettivamente vale lo studio, non posso pensare allo studio senza più i dati, e quindi il dato vale tutto. Vale niente, vale tutto, esattamente come Gerusalemme per il Saladino. Anche perché in previsione ormai della prossima entrata in vigore del nuovo regolamento privacy a livello europeo, la perdita del dato non solo per il valore economico, ma porta il professionista anche a rispondere di determinate responsabilità. Sicuramente a breve questa tendenza, questa visione attuale che tu adesso hai descritto, cambierà nei professionisti. Speriamo che ci sia appunto una maggior consapevolezza e ci sia una maggior cultura digitale nella conservazione e nella gestione del dato stesso. Sì, certo, tra l'altro mi viene da sorridere, perché qualche tempo fa ero a un evento organizzato dall'Ordine degli Architetti di Lecco e si parlava di security, quindi sicurezza informatica, c'erano un paio di aziende anche che trattano prodotti legati alla security, e dopo aver fatto un intervento molto ricco dove si parlava di appunto di attacchi ransomware, di attacchi anche ai centralini VoIP e quindi furti di traffico, bollette stratosferiche perché c'era stata una violazione della centrale eccetera, e in un paio hanno chiesto quindi bisognerebbe attuare delle politiche di sicurezza interna per evitare queste problematiche, si guarda, si dice sarebbe assolutamente consigliato, e chiedono ma nel momento in cui non lo faccio a che sanzioni vado incontro? Non ci sono delle sanzioni al momento, nel senso se ti fai violare il centralino telefonico e domani mattina hai speso 5.000 euro di chiamate non c'è nessuna sanzione, però hai un problema, nel senso che i 5.000 euro di chiamate li devi pagare. Però è proprio, e questa secondo me è di nuovo la mentalità italiana, dove se non c'è un obbligo legale allora posso evitare di fare questa cosa, ma non vado nemmeno avanti ad approfondire l'argomento, cioè non ho un obbligo allora non la faccio, punto. Il problema me lo pongo come sempre quando è troppo tardi, quindi quando ho subito la perdita, e allora cerco in qualche modo di rimediare al danno fatto. Infatti, proprio per citare il nuovo regolamento privacy, la parte delle sanzioni occupa un posto di rilievo per l'interesse titolare. Infatti il costo di una mancata compliance normativa è destinato a salire notevolmente. Nei casi più gravi si parla addirittura fino a 20.000 euro, o se superiore, fino al 4% del fatturato annuo mondiale. Quindi ormai le tendenze, il vento sta cambiando, quindi vuoi o non vuoi devi anche incominciare a acquisire per una tua tutela una maggior consapevolezza e una cultura digitale, e soprattutto incominciare anche da improntare all'interno dei propri studi e delle proprie aziende le corrette compliance nel rispetto appunto della normativa vigente. Ormai non si può più scherzare e tornare indietro, visto anche che la società si sta sempre più digitalizzando, anzi ormai è ampiamente digitalizzata. Siamo quasi in conclusione. Ti do un dato che è significativo anche questo, perché mi è capitato in mano proprio l'altro giorno. Nel 2016, quindi da gennaio 2016 a dicembre, quindi dal 1 gennaio al 31 dicembre, sono usciti all'incirca 30 varianti di ransomware al mese, quindi vuol dire quasi una al giorno, quindi parliamo di 350 varianti. E da qui quello che io dico sempre e che scrivo anche molto spesso: oggi subire un attacco ransomware e restarne vittima non credo più sia una questione di se ma di quando, perché comunque diciamo che anche gli attacchi si fanno sempre più evoluti, quindi se una volta arrivava la mail e di phishing, quindi la finta email fatta proprio per farmi aprire un allegato, magari con la finta fattura allegata, con la finta bolletta di spedizione del corriere, ma che ha un'analisi un po' più attenta poteva risultare effettivamente sospetta, perché magari scritta in italiano non proprio corretto, una punteggiatura particolare con le accentate messe male, e quindi poteva far nascere un sospetto. Oggi le vedo fatte veramente molto molto bene, cioè sono fatte da professionista, quindi sicuramente la percentuale di successo di un attacco via mail di phishing è salita molto. Ti dico anche per un'esperienza personale,
girare i primi phishing anche nell'ambito di posta elettronica certificata. Sì, sì, sì. Che prima sembrava una cosa abbastanza quasi impossibile proprio da esterno osservatore, proprio perché comunque la posta elettronica certificata deve garantire degli standard di sicurezza ampiamente maggiori, i gestori sono chiamati anche a un controllo. Invece sempre più spesso guarda, un doppio taglio la posta certificata, per come la vedo, al di là che ci sono anche pochi prodotti a livello di sicurezza, perché essendo una prerogativa esclusivamente italiana non c'è interesse da parte dei produttori ad investire nulla. Teniamo presente che la maggior parte dei prodotti per la security sono di produttori stranieri, quindi il mercato singolo prodotto italiano ha un po' poco interesse là dove devono essere fatti degli investimenti. Inoltre è anche complicato prendersi la responsabilità di togliere un qualcosa, quindi anche io fornitore del servizio, come posso prendermi la responsabilità di eliminare una mail che reputo spam o phishing, rischiando comunque un falso positivo e quindi di togliere una mail da una cassetta di posta certificata? Di conseguenza viene fatto passare più o meno tutto. Il produttore di prodotto di sicurezza non ha interesse a fare un investimento del genere. Ovviamente l'attaccante ha molto interesse, va molto a cuore la posta certificata, al di là che è pubblica e per cui ho modo di capire di trovare un indirizzo sicuramente funzionante di qualunque azienda in Italia, perché tutti siamo obbligati ad averla, quindi abbiamo praticamente fatto un elenco di professionisti, certo, ma soprattutto quindi abbiamo fatto un elenco del telefono dicendo: se vuoi mandare una mail di phishing ed essere sicuro che qualcuno almeno la veda, poi magari non la apre ma almeno la veda, mandala sulla PEC e sei sicuro che quella arriva. Quindi abbiamo già buttato giù le barriere noi, anziché... Un'osservazione molto interessante questa qui sulla PEC, che giustamente da un tuo occhio tecnico ed esperto ci fai evidenziare questa criticità che molti invece stanno sottendendo, o che proprio non se ne parla, convinti che invece la PEC possa rappresentare uno standard di sicurezza maggiore rispetto alla mail ordinaria. Quindi paradossalmente forse è meglio la mail, che è anche più semplice e più facile da gestire. Ah, certo, prima dal punto di vista della protezione è molto più semplice proteggere la mail. In più, diciamo che per chi non è addetto ai lavori, quindi il professionista che si occupa di altro nella vita e quindi non si occupa di sicurezza informatica, c'è anche questa credenza particolare dove la PEC ovviamente è sicura in quanto tale, cioè è PEC, non può arrivare la porcheria sulla PEC, e quindi ovviamente diciamo che la apro e la leggo con le difese, anche le difese umane un po' abbassate rispetto a come gestirei magari una mail arrivata su un indirizzo di Gmail. Stai ascoltando PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. Quante sono state le richieste di supporto che hai ricevuto? Soprattutto hai fatto una valutazione dei danni basata dal tuo osservatorio, sia chiaro, Allora, la mia, diciamo che il mio dato è falsato, nel senso che io ad esempio per quanto riguarda WannaCry non ho avuto nessuna segnalazione, al di là che in Italia effettivamente ne ho sentito parlare molto, o meglio, ne ho sentito parlare molto dai media, ma dal punto di vista poi dell'effettiva entrata in circolo dell'attacco non ho rilevato grandi cose, quindi credo che ci sia andata bene in questo caso. Ti dicevo, il mio punto di vista è un pochettino falsato, perché diciamo che ormai quasi tutti i miei clienti sono molto attrezzati dal punto di vista della security, e oltretutto hanno dietro me che diciamo, detto in francese, gli faccio due palle così tutto il giorno e quindi stanno un pochettino più accorti. E poi noi abbiamo su tutto il nostro parco clienti dei sistemi di gestione anche degli aggiornamenti dei sistemi operativi automatizzati, per cui vengono gestiti centralmente da noi, e quindi il giorno effettivamente dell'attacco non avevamo macchine vulnerabili per la patch di Microsoft non installata, fatto salvo di qualche macchina disconnessa o qualche macchina utilizzata raramente che magari non è stata accesa negli ultimi due mesi, perché si tratta di dispositivi particolari, quindi ecco, diciamo che veramente una super d'attacco nel nostro caso molto molto ridotta. Quindi possiamo dire che in sostanza tu svolgi un'attività proattiva, nel senso che invece di preoccuparti dopo che si è verificato l'evento, cerchi di anticiparlo adottando tutta una serie di misure e standard di sicurezza che possono, ecco, per esempio vedere se l'antivirus è aggiornato, se il sistema operativo è aggiornato, ho capito bene? Certo, esatto, proprio così. Diciamo che nella mia visione
di supporto informatico, la proattività è tutto, nel senso che noi non solo per quanto riguarda la prevenzione di questa tipologia di minacce, ma noi diciamo che lavoriamo in modo proattivo un po' su tutto quello che è la gestione informatica del cliente, quindi anche semplicemente dal mancato funzionamento hardware, dal monitoraggio di un hard disk che potrebbe danneggiarsi e quindi ci consente di intervenire prima che si generi il fermo. Abbiamo una serie di controlli che vengono mantenuti attivi 24 ore su 24 e che ci notificano qualora qualche cosa non andasse per il verso giusto dal cliente, quindi solitamente riusciamo ad intervenire prima che si generi il fermo macchina. Monitoriamo lo stato degli antivirus, lo stato dei firewall, i tentativi di attacco dall'esterno, quindi diciamo che riusciamo ad intervenire in modo abbastanza rapido e quindi c'è poca esposizione. Quindi questo ti consente anche di lavorare da remoto, nel senso che tu sì. Hai clienti Io ho clienti che non ho mai visto in faccia. Oh, ok. In tutta Italia, in sostanza, quindi ok, perfetto. Tu dove sei adesso precisamente? Così riveliamo dove ti trovi. Esatto, e poi cambierò identità così. Va bene. No, io sono la sede della mia azienda a Verbania. Poi io in realtà mi sposto perché comunque sono mediamente sempre in giro, però la sede nostra è qui a Verbania. Interessante, poi eventualmente ci sono sempre i tuoi contatti, la tua presenza online molto forte, quindi ti possono sempre contattare sia su LinkedIn, Facebook oppure direttamente alla tua pagina fanpage. Una o due richieste di supporto al giorno mediamente tramite i canali social o tramite i blog mi arrivano. Diciamo che ormai il canale social è diventato una questione anche vitale per un professionista che vuole dare un servizio e altro, perché comunque conto è investire in pubblicità tramite radio o tramite i classici mass media o pubblicazioni o riviste, altro un conto invece veramente in modo virale poter, come un virus, scusami il gioco di parole, arrivare a intaccare le coscienze di potenziali clienti. Visto che l'hai detto anche prima, ormai ci hai fatto capire che ci sono delle varianti di virus in circolazione. WannaCry, quindi, in sostanza è già il passato. Tutti avranno sentito che hanno fatto questo caso sensazionalistico del ragazzo che dicevano che per fortuna aveva bloccato l'infezione. Non scendiamo nei dettagli. Ho scritto anche di questo, per cui chi va eventualmente volesse approfondire può cercarmi su LinkedIn e leggere quello che ho scritto. Ovviamente quella soluzione è stata un po' come mettere un cerotto su una ferita all'arteria femorale, cioè sì, ok, mi ha fermato il sangue per una frazione di secondo e dopodiché è ricominciato tutto. Ovviamente è già uscita una variante, dopo poco è uscita una variante che faceva il controllo su un altro dominio e che quindi non veniva bloccata, poi hanno bloccato anche quella e subito dopo ne è uscita un'altra che non faceva più nessun tipo di controlli sui domini, quindi sarebbe andata proprio a tabula rasa e che non si è diffusa solo perché c'era un errore di programmazione nel codice e quindi diciamo un altro colpo di fortuna, però sì, le varianti ma ne usciranno ancora, assolutamente. Allora, com'è possibile evitare un nuovo attacco? Quali consigli puoi dare per cominciare ad avere un sistema quantomeno di sicurezza affidabile nello studio legale o nella mia azienda? Allora, inizialmente la prima cosa che tutti gli avvocati devono fare è collegarsi e scaricare il mio ebook gratuito dove parlo proprio di come difendersi da questa tipologia di minacce. L'ebook si trova all'indirizzo www.cryptostop.it e c'è semplicemente un form da compilare e riceveranno questo libro che ho scritto e dove parlo delle 6 armi necessarie per potersi difendere da questa tipologia di minacce, appunto. Dopodiché ribadisco, partendo da quello che solitamente in informatica va fatto alla fine, diciamo dopo aver implementato un'infrastruttura, come ultima cosa si andava a pensare a come implementare la soluzione di backup. Io dico, una soluzione di backup va vista come punto saldo e deve essere la prima cosa, quindi se non ho ancora investito un centesimo in sicurezza, il primo centesimo lo spendo su una soluzione di backup. Dopodiché ci sono diversi livelli ulteriori, sicuramente abbiamo già detto una buon prodotto antivirus, sicuramente un firewall che mi consenta la protezione perimetrale e poi sicuramente, perché WannaCry si è diffuso per quello, mantenendo i sistemi aggiornati.
tu poco fa mi chiedevi come fare per evitare una nuova ondata. Se gli utenti non entrano nell'ottica che i sistemi vanno aggiornati, non le evitiamo una nuova ondata e non eviteremo nemmeno quella successiva e quella ancora successiva. Sono anche certo che ce ne saranno altre, e di queste ondate ne arriveranno ancora almeno per i mesi a venire, perché comunque, nonostante tutto quello che è successo, ti garantisco che le macchine non aggiornate in giro per il mondo sono ancora centinaia di migliaia. Quindi. Poi c'è anche sempre di più il problema dell'obsolescenza tecnologica, nel senso, non fai in tempo ad acquistare un prodotto informatico che dopo due giorni è già superato, ha tutte quante le sue criticità. Certo, e diciamo che non aggiornarlo con quello che il produttore mette a disposizione contribuisce solo ad accelerare questo processo di decadimento. Quali sono allora le domande che un professionista oggi o un imprenditore oggi deve farsi per sapere se i propri dati sono al sicuro? Guarda, mi baso sempre facendo finta che il professionista abbia solo implementato solo ed esclusivamente un sistema di backup. Ripeto, non è sufficiente, ma è, se io avessi 10 euro da spendere e nulla più, i 10 euro li investirei sul backup. Ripeto, piuttosto non metto l'antivirus, piuttosto non metto il firewall, perché con un antivirus o un firewall non ho la certezza di bloccare un'infezione, e quindi laddove mi dovesse passare e a quel punto avrei il disastro fatto. Con un sistema di backup ho la certezza di poter quantomeno ripristinare la situazione prima che il danno si verificasse, quindi diciamo che ho una macchina del tempo, no? Quindi secondo me il professionista deve farsi qualche domanda, ne ho identificate 7 io per esempio. Deve chiedersi innanzitutto se in azienda esiste un software che è dedicato al salvataggio dei dati, quindi ha un software specifico che ha acquistato e che si dedica a quello, o sta facendo le copie ricordandosi alla sera, trascinando la cartella, copiandolo sulla chiavetta USB. Perché se non c'è un sistema dedicato al salvataggio, abbiamo un problema, perché diciamo che qualunque altra soluzione è una cosa che oggi funziona e domani magari non funziona più, se devo intervenire manualmente o con magari degli script o con qualcosa che mi sono fatto io a mano. Secondo punto, il salvataggio deve essere eseguito automaticamente, quindi non posso pensare di dover avere una persona dedicata alla copia manuale backup o che debba intervenire manualmente per fare un salvataggio. Punto 3 per una buona soluzione di backup è differenziare il supporto di salvataggio, quindi non devo avere un disco attaccato al server, un disco attaccato al mio computer USB magari, e con un qualcosa che automaticamente ci fa un backup, ma dove mi tengo il disco costantemente collegato al computer, perché in caso di infezione andrei ad attaccare anche il disco e quindi andrei a corrompere sia i dati esistenti sulla mia macchina che quelli esistenti sulla copia di backup. Ulteriore punto, quindi il quarto, è mantenere una copia dei dati sempre al di fuori dall'ufficio, perché qualunque cosa può succedere in ufficio e potrebbe andare a compromettere anche le copie di backup, che può essere semplicemente appunto il disco collegato al computer e quindi che subisce lo stesso attacco che ha subito il PC, piuttosto che un furto delle macchine, piuttosto che un allagamento, un incendio. Diciamo che avere tutto insieme, server, dati e copie, tutto nello stesso metro quadrato, potenzialmente espone tutto allo stesso rischio. Oggi tra l'altro ci sono dei sistemi che consentono di effettuare anche delle repliche fuori ufficio senza dover fisicamente portarmi a casa il disco, che a quel punto comporta il doversi ricordare di portare a casa il disco e quindi torniamo a non avere più un automatismo, ma potrei fare delle copie in cloud, quindi in automatico avere la mia copia locale e una replica in cloud. Punto numero 5, una verifica dei backup, perché avere un sistema automatizzato che mi fa le copie ma che poi non viene mai controllato da nessuno mi espone al rischio che qualora qualcosa smettesse di funzionare all'interno del sistema avrei un'interruzione del processo di backup e non ne sarei consapevole, quindi me ne accorgerei nel momento del bisogno e quando dovrò recuperare un dato e mi accorgerei che il dato non c'è perché magari da 6 mesi non viene più fatta la copia per un qualunque motivo, e di solito è una spina della corrente staccata, quindi il disco di rete su cui facevo le mie copie è spento. Il sesto punto, molto importante perché è quello che molto spesso manca anche laddove vado a trovare delle procedure di backup implementate abbastanza bene, è quello di effettuare dei test di ripristino, quindi avere semplicemente le copie, verificare che il programma di backup mi dica sì, la copia di ieri è andata a buon fine, ma non aver mai fatto e non fare mai dei test per verificare che effettivamente i dati che ho copiato sono fruibili e sono ripristinabili, diciamo che per me equivale a non avere il backup, perché siamo un po' sempre
sempre in balia degli eventi. E potremmo avere un problema di qualunque tipo, un applicativo che magari viene salvato ma che poi in fase di ripristino non è in grado di funzionare per la mancanza di una licenza, per una corruzione di un archivio che in fase di ripristino non viene ripristinato in modo corretto, e quindi mi troverei comunque con dei dati inutilizzabili sul mio dispositivo di backup, quindi in pratica non avrei il backup. E poi la cosa importante è l'ultima cosa, direi, è comunque prima di implementare una qualunque tipologia di soluzione di backup, fare un'analisi per andare effettivamente a capire dove sono i dati importanti. Io spesso vedo mi trovo in aziende o in studi che hanno investito molto magari sul backup del server senza pensare che magari hanno dei client che sono vitali come il server, o magari anche di più, perché ci sono degli applicativi particolari e ci sono dei dati particolari che risiedono magari solamente sul desktop. Nel caso specifico mi viene in mente ad esempio la macchina dove viene scaricata la PEC. Chiaramente se si guasta il PC dove ho la PEC e io sto facendo il backup del server ma le PEC le ho sul PC, e vado a perdere le PEC, e quello potrebbe essere un problema, perdere le PEC, ma così come le mail tradizionali. Oggi via email giriamo, diciamo, buona parte delle informazioni vitali per la nostra azienda, quindi perderle di solito è un grande danno. Quindi diciamo che questi secondo me sono i 7 punti chiave per sincerarsi di avere una valida soluzione di backup. Perfetto Andrea, io ti ringrazio di vero cuore per questa intervista che mi hai rilasciato e soprattutto per aver partecipato al podcast. Questa intervista tra l'altro in presa diretta, il tempo è volato in modo incredibile ed è stato veramente un piacere ascoltarti, e soprattutto per la consapevolezza che hai, speriamo, instillato nei nostri ascoltatori, e soprattutto per aver diffuso una cultura digitale nei professionisti stessi. Spero anzi che di averti ospite anche nelle prossime puntate, o se vorrai anche fare tu delle mini pillole di sicurezza informatica, mi rendo disponibile a offrirti. Volentieri. Il canale stesso, perché comunque il canale del podcast si sta aprendo in crowdsourcing ai contributi esterni della rete, proprio per diffondere sempre più una maggior cultura digitale. Guarda, okay. È il mio obiettivo, è il motivo per cui io continuo anche a scrivere, quindi tutte le occasioni e le formule per andare a cercare di rendere più consapevoli gli utenti sono assolutamente ben accette, e anzi ti rinnovo i complimenti per il tuo progetto, perché comunque stai facendo davvero un lavoro fantastico. Cedo ora la parola a Marco Pennacchini per i saluti finali. Ciao! Segui PCT Facile su avvocatotecnologico.it e su Telegram. Contatta l'autore, Francesco Posati, per idee, suggerimenti, richieste su telegram.me/fposati o scrivi a me @francescoposati.it. Sostieni il podcast tramite paypal.me/fposati/5 o in crowdfunding su patreon.com/fposati.